Abbiamo in collegamento telefonico il presidente della Commissione Agricoltura per la città d'Ercole, il dottor Nicola Vallinoto. Allora, presidente, di che cosa stiamo parlando? Cioè, l'amministrazione comunale di Policoro sta utilizzando dei pesticidi, non in regola? Ma guardi, l'utilizzo dei pesticidi, premetto, non è un, diciamo, non è vietato perché ci sono appunto anche negli stessi, diciamo, nelle stesse etichette dei principi attivi sono ammessi. Il problema è questo, che come un comune di Policoro che si dice virtuoso, quindi nel fare la raccolta differenziata e quant'altro, io credo debba utilizzare anche dei metodi alternativi a questo tipo di utilizzo, come anche in molti altri comuni, non solo italiani, ma soprattutto anche della Basilicata già fanno. Nel senso che non si possono utilizzare e non si devono utilizzare, si deve evitare assolutamente di utilizzare questi principi attivi che sono dei veleni, no? Sono dei veleni e soprattutto questo glifosato, che è un erbicida che ha un impatto sia sulla flora che fauna, ma anche e soprattutto sull'uomo, perché ormai è stato attestato da più parti, anche ritroviamo insomma estratti di studi, è un erbicida e quindi ed è cancerogeno. Quindi utilizzarlo anche in orari, come loro dicono, anche in orari ammessi e compagnia bella, per noi e per me non è fattibile. Poi sulla questione del patentino, noi abbiamo intervistato il Presidente del Consiglio, Giovanni Lippo, il quale ci ha detto, insomma, poi ci sarà l'intervista successiva, che non c'è alcun rischio appunto per la salute pubblica nell'utilizzo di questo disturbante e tra l'altro il patentino è stato conseguito da un loro responsabile, credo sia il signor Giordano. Quindi praticamente, insomma, hanno cercato di rassicurare l'intera popolazione dicendo che non c'è alcun rischio e che è una polemica, insomma, scaturita da parte di alcuni tecnici della materia, più che altro negli Stati Uniti, se non ricordo male. Il problema non è, ripeto, non è il, diciamo, avere o non avere il patentino fitosanitario, anche se, siccome si tratta di un presidio fitosanitario, chi acquista il prodotto e chi lo utilizza deve averlo. Il problema, mi fermo un attimo prima, nel senso che questo prodotto è da evitare in una città, così importante dove ci sono dei grossi polmoni verdi, come possiamo anche attestare, insomma lo attestiamo anche noi che Policoro è ricca di verde. Però perché utilizzare questi prodotti? Ci sono dei mezzi alternativi, no? Ci sono dei mezzi che no, assolutamente non hanno nessun impatto né sull'uomo né sulla salute e soprattutto dei bambini né come dicevo prima, sulla flora e sulla fauna. Perché si deve usare questo Quindi il prodotto? PD, Al diciamo, di di là, al di Policoro, là. mi scusi se la interrompo, quindi il PD di Policoro sta suggerendo all'amministrazione comunale una nuova visione, no? Per quanto riguarda appunto la gestione delle aree verdi. Cioè, Ma sono. infatti è proprio questo che suggeriamo, nel senso che non si finisce con fare solamente la raccolta differenziata, si deve andare oltre e difendere quel bene che noi abbiamo, che è quello del verde, no? Il verde in una cittadina. Quindi perché utilizzare questo tipo di prodotto e perché al di là io non lo so ancora se c'è qualcuno, se ha il patentino o meno, insomma se c'è qualcuno ha detto perché. Non ci è dato sapere, insomma, questa cosa. Ben venga, me lo auguro, insomma, ripeto, è normata la cosa, quindi non è, chi acquista, chi lo utilizza deve avere, poi chi lo utilizza soprattutto anche. Io credo che anche chi utilizza questo prodotto deve ricorrere a dei metodi di prevenzione, non si può utilizzare un prodotto tal quale, insomma, anche gli stessi agricoltori per utilizzare il prodotto. Prendono delle precauzioni, ma però al di là di questo, ripeto, quello che a me interessa è che questo prodotto non venga utilizzato, assolutamente si trovi qualcosa.